Quando poi sei diventato regista, che cosa ti sei portato dietro di questa esperienza? Cioè, quando hai dovuto fare un provino a un attore, gli hai detto qualcosa? Consciamente non mi sono portato niente, anzi, mi sono scoperto proprio uno dei tanti. Anche come attore, no? Tu pensi che ne so, vedi i miei lavori e pensi questo è un attore che lavorerà bene con gli attori, no? Con grande armonia, non è vero, anzi, proprio per il mio modo un po' particolare di giocare, vorrei che giocassero con tutti come me. Carpentieri a un certo punto un giorno mi ha detto: guarda, non potremmo recitare tutte come a te. Ho detto: no, ma io non sto di qui, no, tu stai dicendo questo. No, ti giuro no. Però credo che abbia fatto parte di questo primo film. I primi film hanno tutti una carica, una preoccupazione, un'ambizione non di consenso, ma di riuscita talmente forte che di riuscita per te, che comunque poi io sono andato abbastanza oltre, cercando poi di dare agli attori le motivazioni di una scena, il fuoco di una scena, parlarne tanto prima, ma poi non avrei mai voluto parlare sul set. Invece poi il set era uno stimolo continuo, quindi mi sono preparato poco, andavo lì e cercavo le cose lì, quindi... Però mi sono scoperto un regista stronzo, come l'altro, diciamo. Cioè quello che di fronte a un primo piano, tante volte mi sono trovato a fare dei primi piani, cioè facciamone un'altra, ma che era? No, era buona, solo che dietro c'era un faretto che non mi piaceva. E io facevo: scusa, ma c'è il primo piano mio, se vedono il faretto a 50 metri ci sarà qualche problema. No, non ti preoccupare. Poi ho fatto la stessa cosa con l'attrice del film, c'era una lampada dietro, ho dato lo stop, ho detto: ah, mi spostate qua la lampada, così. Poi ho guardato la segretaria di edizione e ho detto: ma io sono una testa di cazzo come tutti. Dice: sì, è il potere dell'inquadratura, che tu questi monitor maledetti che prima erano, capito? Prima l'operatore era l'occhio del regista, il regista aveva anche un'altra sensibilità mettendo l'occhio là dentro, adesso sto monitor è un continuo, capito, una fonte di miglioria, di estetizzante. Chi è che disse? Monicelli disse, che gli chiesero se usava il monitor apparente serpente, e lui ha detto: bah, ho fatto la grande guerra senza monitor, non mi pare che è venuto male. c'erano delle scene di massa, credo che gli aiuto registi si facevano i segni con le bandierine, c'erano carovane e carovane di persone. Dal punto di vista tecnico è stato facile? No. La transizione? No, facile no, però ecco, forse lì è una delle cose che ho imparato dai registi che mi sono, diciamo, portato appresso senza accorgermene, è anche cioè usare la macchina da presa e il punto di vista a servizio di quello che sto raccontando e non viceversa, no? Cioè, se a me una scena mi serviva a stare sui personaggi in maniera fredda o, che so, rigorosa, cioè perché mi restituiva quello che quella scena volevo che mi restituisse, io la macchina non la muovevo, quindi diciamo sono poco coatto, ecco, con la macchina da presa. Diciamo che non ho mai concepito regia come: vi faccio vedere quanto sono bravo a girare sta scena con la macchina da presa. Devo dire che avrei potuto curare meglio delle cose, anche dal punto di vista tecnico, però credo di aver fatto un film che voleva dire delle cose, a me preoccupava maggiormente dirle nella maniera corretta piuttosto che più dirle che come dirle. Poi il come dirle veniva abbastanza, era determinato da cosa dire. Che frase! Ma questa è la malattia, è questa. Sì.